Buonasera, signora. Dobbiamo controllare l'impianto e gli interruttori. Siamo della società del gas. Elettrico, elettrico. Società elettrica. Oh, ma noi non abbiamo chiesto nessun controllo. Vede, signora, c'è una nuova legge appena votata in Parlamento, numero 104, paragrafo 29, molto importante per la difesa della proprietà. Non mi importa della difesa della proprietà o di che diavolo sia. Voi qui non entrate quando il signore e la signora sono fuori. Su, non sia cattiva, nonna. Non abbiamo tempo di discutere. Abbiamo da fare noi. Mi scusi! Che cosa volete voi due? Avete stoppa nelle orecchie? Ho detto che in casa non si entra! Che paura che ci metti! Non vi azzardate a salire, brutto spilungone deficiente! Dico sul serio, se non uscite da questa casa, chiama la polizia, chiamo! Fuori dai piedi! Canaglie! Con quattro parole mi ha convinto, mi ha toccato sul vivo, signora. Non rimarrei qui neppure se insistesse. Neanche per una tazza di... Orazio, amico mio, ho il vago sospetto che non siamo graditi. Gambe in collo e inviamocelo presto. Fatemi uscire! Aiuto! Chiamo la polizia! Aiuto! Buonanotte, amore! Ciao, ciao! Permettimi di presentarti... il re dei ladri! A tutte le unità, allarme rosso! Allarme rosso, 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 allarme rosso! Coraggio ragazzi, seguitemi! Cavalleggeri, carica! Geronimo, Arrabao, Navajo! Pocahontas! Allarme rosso, allarme rosso, allarme rosso! Allarme rosso! Non vi muovete, se no ci spariamo addosso fra noi. Genio! Ci penso io, Al. Costui ha una lista di precedenti lunga come un treno. Genio, ti presento il mio papà. Comodi, ragazzi. Fumate pure, se volete. Se tu sei il papà di Al, nonché il re dei ladri, gradirei farti una sola domanda. Cioè? Cosa preferisci, il pollo oppure la spigola? Quel tipo è incredibile. Io gli lancio contro tutto quello che ho e non c'è niente che... Cosa sono quelli? Non lo so, mi sono sembrati così eleganti. Io ho 24 ore per liberarmi di questo buffone o l'intero piano che sto preparando da 18 anni se ne va in fumo. E tu indossi i suoi articoli firmati! Siete? Come ti chiami? Io... Il tuo ufficiale comandante ti ha appena fatto una domanda. Io ce l'ho un nome. Ed è anche un nome da uomo. Ling! Ti va Ling? Lui si chiama Ling. Non ho chiesto qual è il suo nome, ho chiesto il tuo. Prova Eci! 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 Salute! Posso morire! Mushu. Mushu? No. E allora qual è? Ping, il mio migliore amico d'infanzia. È Ping. Ping. Però Ping mi ha fregato la ragazza. Guardate qui. Wow, siete stati fortunati, è una cosa molto particolare. Sul serio? Che cos'è? È un autentico arriccia spiccia. Gli umani usano questi gingillini per sistemarsi i capelli. Vedi, basta metterlo qui, farlo girare, dare uno strattone e viola... Ecco, in un batter d'occhio, un'acconciatura alla moda, esteticamente graziosa, di cui le creature umane non possono fare a meno. Una riccia spiccia.
per dimostrare il contrario, Anacleto, se ti degnerai di osservare. Eccolo che parte! Oh, no, 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 no! L'uomo volerà e come? Come un pezzo di piombo! Avrebbe funzionato se non fosse stato per questa maledetta barba! L'uomo volerà, ti dico. Io ci sono stato. L'ho visto. Ma io non ho tempo. Non posso. Ho il mio servizio di paggio. Qua, servizio di paggio, qua. Cambieremo tutto. Ci sarà una rivoluzione. Beh, sì, signore. Se lo dice lei. Come pensi di poter diventare qualcuno senza un'istruzione? Me lo sai dire? Persino in questo confuso, arretrato medioevo devi sapere quello che fai. Non ti pare? Sì, signore. Certamente. Così devi fare progetti per il futuro, ragazzo. Devi trovare la tua strada e devi... A proposito, qual è la strada per arrivare a questo tuo castello? Credo verso nord, dall'altra parte. Va bene, in tal caso è meglio muoverci. Andiamo, ragazzo, gambe in spalla, svelto. Chiedile chi è lei e cosa ci fa qui. Ah già, che fai e che cosa sai? Chi cosa... Tu chi sei, mia cara? Oh, sì, scusatemi. Io sono Biancaneve. Biancaneve? La principessa? Sì! Beh, mia cara Principineve, Bianca Spessa, siamo onorati, siamo... Pazzi da legare! Pazzi da legare? No, no, siamo mazzi da segare! No, 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 pazzi! Ma che stavo dicendo? Niente, stavi lì parpogliando come un lumacone! Che stavi? Che sta lumacando come un farfuglione? Che sta... Smettila e dille di andarsene! Avanti! Entrate! Maestà! Si è già rinchiarato! Su, raccontatemi tutto. Ecco, sire. Chi è e dove abita? Ma non ha ancora potuto. Non importa, ci sono cose più importanti da discutere. I preparativi per le nozze, gli inviti, una festa nazionale e altre cosette del genere. Ma... Qua, prendete un sigaro. Su, caro Monocolao, servitevi. Dite sempre che sono un avaro. Maestà, se voleste solo ascoltarmi. E per voi, amico mio. Ma, prego. Un cavalierato. Con questo io vi nomino. A proposito, quale titolo gradireste? Sire? Dileguossi. Dileguossi? Un strano titolo, ma se ci tenete. Cosa? Oh, brutto! Brutto! Traditore! Sire, ricordatevi, avete la pressione alta. Tradimento! No! Sire, no! Sabotaggio! Voi e mio figlio avete cospirato alle mie spalle! Io ho cercato di fermarla, ma è svanita come per incanto! Raccontate lo sguardo polizione! Ma è la verità, sire! Non ha lasciato che questa scarpetta! È stato tutto un complotto! Oh, ma sire, egli l'adora! Non si darà pace finché non l'avrà trovata! È deciso a sposarla! Che avete detto? Il principe, sire, ha giurato che non sposerà che la fanciulla che può calzare questa scarpetta. Ha detto così? Lo abbiamo in pugno! Tu e Pumba farete da esca. Buona idea. Ehi! Avanti, Timon, voi due farete solo da diversivo. Cosa vuoi farci fare? Indossare un gonnellino e ballare la hula? Luau! Se tu vuoi mangiare un po' di ciccia, vieni qua. Mangia questo amico perché è proprio una bontà. Buoni come lui, proprio non ce n'è. Se ti metti il figlio, tocca a te. Hai fame? Di pancetta? È un maiale? Puoi mangiarlo anche tu.